sia un luogo centrale e sempre più centrale e sempre più importante, se non decisivo, all'interno di una società democratica. Quindi io, diciamo, attribuisco al luogo teatro un valore molto alto. Questo, diciamo, ha fatto sì che il mio lavoro si divisse un po' in due grandi aree, cioè un lavoro dell'interprete puro, che è quello che ho iniziato a fare, che continuo a fare prevalentemente al cinema, e quelle rare volte che c'è un'occasione buona per farlo in televisione, e il lavoro che faccio al teatro, dove oramai da una decina di anni il lavoro dell'interprete puro mi sembra un gioco troppo stretto. Mi sembra che il teatro sia un luogo troppo importante per potersi permettere il lusso di giocare soltanto da interpreti. E quindi, diciamo, da diversi anni ho sentito la necessità di fare un lavoro più a 360 gradi, che partisse fondamentalmente dall'ideazione di un progetto che rispondesse appunto a quelle che erano le urgenze, le necessità che gli si manifestavano negli anni, al lavoro di drammaturgia, di scrittura per la scena, che è diventato sempre più centrale e che in qualche modo ha occupato l'area più grande del mio lavoro, cioè il lavoro di interpretazione in teatro in qualche modo è già contenuto al 70% nel lavoro di interpretazione. Premesso tutto questo, e quindi, diciamo, non mi sono ritrovato casualmente al Teatro Valle venendo da chissà quali luoghi, il Teatro Valle per me intanto era un luogo fisico molto, molto concreto e molto importante, soprattutto, diciamo, dal punto di vista personale, perché c'ero stato diverse volte nell'ultima stagione dell'Eti, e le ultime stagioni dell'Eti, al di là dei problemi gestionali, dal punto di vista della direzione artistica, mi sono sembrati quelli decisamente più significativi e anche quelli più interessanti, cioè l'idea delle monografie di scena, e quindi di organizzare in teatro della città non soltanto un cartellone con diciamo, quello che dovrebbe essere il meglio di spettacolo della stagione, ma offrire alla cittadinanza il racconto del percorso di alcuni artisti, di alcune compagnie, come il Teatro dell'Elfo, il lavoro di Servillo, il lavoro di Amadante. E quindi nell'ultimo anno sono stato anch'io 20 giorni per presentare un po' il lavoro che avevo fatto negli ultimi 10 anni. Quindi, per me quel teatro era già, come dire, un luogo, un organismo vivo molto, molto forte, a cui ero anche molto legato. Chiunque abiti a Roma, forse non soltanto a Roma, sa che il Teatro Valle è, come dire, uno dei beni più belli del patrimonio teatrale italiano, insomma, no? E quindi soffrivo molto già da prima dell'occupazione lo stato di cose che si era determinato, cioè con la famosa cancellazione del contratto di penna nella finanziaria di Tremonti della lista degli enti inutili, insieme al circolo della Briscola e ad altri enti, venivano decannati il Centro Sperimentale di Cinematografia. Poi qualcuno gli ha spiegato in 48 ore che cos'era l'esperienza di cinematografia, che quella cosa lì è rientrata, e l'ente teatrale italiano. Anche lì qualcuno ha tentato di spiegargli che cos'era l'ente teatrale italiano, ma lì penso che ci fosse una querela mista anche di piccole vendette personali, ambizioni, promesse, eccetera, per cui quella cosa lì non è rientrata. Premesso che l'ente teatrale italiano era un ente che andava sicuramente riformato, che aveva più di una struttura, penso che tutto il sistema teatrale italiano sia rimasto colpito da questo oggetto, cioè che dall'oggi al domani si cancella l'ente teatrale italiano, non per proporre un'altra cosa, non per dire che la cosa lì non funziona, ne proponiamo un'altra, ma per dire non serve. Nei mesi precedenti all'occupazione, il teatro era in uno stato di abbandono, preda di leggende metropolitane più o meno concrete, che parlavano appunto di cordate private e di personaggi più o meno noti che si stavano organizzando per farne il loro piccolo teatro privato, e finalmente arriva l'occupazione del Teatro Valle.
Ora, al di là del gesto, diciamo, no? Del gesto di reazione a tutto questo, che bene, poi ogni tanto ricordarselo da dove parte questa storia qui, ed è bene anche ricordarsi che se non ci fosse stato un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che si fosse preoccupato di quel luogo, probabilmente quel luogo sarebbe in questo momento in tutt'altre acque, no? Al di là del gesto, come dire, al di là del gesto sano di reazione, quello che io ho visto in quel luogo, partecipando effettivamente per i primi 3-4 mesi, perché fortunatamente, diciamo, per quello che accadeva in quel momento, che per me era molto importante, non stavo lavorando, quindi ho potuto parteciparvi attivamente, quasi quotidianamente, per almeno 4 mesi. Quello che ho visto è stato qualcosa di assolutamente mai visto per quello che mi riguarda anche anagraficamente, cioè mai visto quantomeno negli ultimi 30 anni, e ho capito subito che stava succedendo qualcosa che andava molto al di là di un gesto di protesta. Di questo, come dire, se ne sono accorti subito in molti, diciamo, da un fronte e sull'altro. Una delle cose più importanti che ho visto accadere giorni, in quei mesi al Teatro Valle è stata una saldatura molto forte, e anche questa davvero mai vista, tra, come dire, non soltanto tra generazioni, tra diverse generazioni, no? Cioè davvero un patto generazionale, ma soprattutto una saldatura nell'intero sistema dei saperi e della conoscenza. Cioè, per la prima volta vedevo un luogo in cui molto praticamente ogni giorno si facevano delle cose pensando a quel luogo non soltanto come a un luogo in cui la sera si fa spettacolo più o meno bene, ma come a un organismo vivo che faceva parte del patrimonio della città. Ora, questo, come dire, poi possiamo anche raccontarci, sì, ma queste cose le abbiamo pensate tante volte, anche noi le abbiamo pensate, per tutti noi gli altri devono essere degli organismi vivi, sì, però poi tra pensarlo e agirlo praticamente, trasformare quel luogo davvero in un organismo vivo in cui 24 ore su 24 si producevano incontri, assemblee, in cui il mondo della scuola, dell'università, della ricerca, delle arti figurative, non soltanto del teatro, si ritrovavano per parlare, di arte, di welfare, di diritti dei lavoratori, dello stato della cultura in questo paese. Ora, io personalmente avevo avuto una piccola e quanto mai significativa esperienza esattamente un anno prima dell'occupazione del Teatro Valle, quando ero stato invitato come cittadino a fare un piccolo intervento sulla cultura, sugli ennesimi tagli, alla cultura dell'ultimo governo, dell'ultima finanziaria, a un convegno del Partito Democratico. Venivo invitato come cittadino, suol dire, come si dice, qual è il termine? Società civile. Sì, ecco, la società civile, come esponente della società civile, non avrei mai avuto alcuna tessera, eccetera. E ci ho pensato un po' e poi ho detto, ma perché no? Cioè, voglio dire, perché no? Quello che mi sembrava perfettamente inutile era andare in quel luogo che non sapevo neanche bene cosa fosse, cioè non avevo idea che fosse una grande kermesse fatta in palla automatica, eccetera. Non avevo assolutamente idea di dove poi sarei andato, di dove mi sarei poi ritrovato. Mi sembrava, quella è l'unica cosa che sapevo, che mi sembrava perfettamente inutile andare lì per ribadire i motivi per cui uno era lì. Cioè, siamo contro i tagli della cultura, Tremonti è cattivo, Berlusconi è il fallimento della cultura, eccetera, perché non c'è niente di più inutile che ribadire i motivi in quel luogo. Quindi ho pensato di, vuol dire, articolare molto semplicemente 5 o 6 pensieri, neanche di una certa complessità, diciamo, sullo stato della cultura più generale del teatro, del disagio che, un'intera categoria di persone che si occupa di teatro e di cultura in questo paese si trova ad affrontare. E
l'esperienza, qualcuno forse se la ricorderà, è stata un'esperienza assolutamente surreale. Cioè 8 minuti di intervento da cui insomma, mi sembra sostanzialmente non sia stato recepito nulla, nel senso che non c'è stata una reazione da parte di nessuno che mi abbia poi detto ah, parliamo di queste cose, eccetera. La platea si è svegliata inavvertitamente dopo 4 minuti e 35 perché interrotto più volte dalle persone convenute che sembravano gradire insomma, quello che stavo dicendo, cioè dalle persone comuni, e mi interrompevo con degli applausi, non sapendo come rivolgermi, ho detto cari compagni, cioè, mi sembra che era una cosa assoluta, non ci voglio tornare perché è diventata una specie di tormentone, ma insomma qui ribadisco per la 50ª volta che non c'era nulla di preordinato, che nessuno, non ho mai iniziato l'intervento come da comitato centrale dicendo cari compagni e cari compagni come tutti i giornali hanno scritto, ma che semplicemente non sapevo che avevo titoli, amici, fratelli no, perché poi è massone, cioè come si dice, sapete, ho detto compagni, mi sembrava che fosse una parola che si poteva ancora dire. Ecco, l'unica cosa di cui si è parlato è stata quella. Ora, questa è una cosa abbastanza, dire, non che ce ne fosse, bisogno di tante altre prove, ma insomma quella personalmente è stata una prova abbastanza decisiva. Quindi quando poi ho visto, come dire, che a Valle stavano succedendo delle cose molto concrete, che mi stavano molto a cuore e in cui c'era della gente che parlava molto concretamente di quelle cose, ho un po' misurato, se mai ci fosse stato bisogno, la distanza purtroppo grossa, e questo è un problema, che anche stamattina in qualche modo abbiamo visto, che si è creato negli ultimi decenni. Cioè un problema serio, enorme, molto concreto, è la crisi e il vuoto del sistema di rappresentanza in questo paese, che non è un'opinione, purtroppo è dato di fatto, cioè non c'è bisogno di prendere le inchieste di diamanti statistiche per vedere qual è il senso di sfiducia, ma questa è una cosa che a me personalmente dà una pena profonda, cioè non è una cosa di cui mi compiaccio, però è un dato di fatto. E allora è chiaro che anche l'esperienza del Teatro Valle nasce all'interno di questo, no? E purtroppo la difficoltà spesso nel mettere insieme, poi nel ritrovare un collante tra i movimenti e le istituzioni, che era quello di cui si parlava questa mattina, è un po', come dire, ha questo peccato originale. Cioè c'è un senso di sfiducia che ci vorrà molto tempo. Quindi c'è una diffidenza reciproca e questa diffidenza non nasce purtroppo dal nulla. Senti una cosa, dando tutto questo per acquisito, il teatro in questa crisi di rappresentanza può ancora avere un ruolo, una funzione, tra virgolette, civile o lasciamo perdere? No, il teatro, insomma, in qualche modo l'ho detto all'inizio, personalmente io credo che i teatri siano uno dei pochi luoghi, voglio dire l'unico luogo, dove oggi una comunità si possa ritrovare liberamente per condividere un momento di conoscenza. Non mi vengono in mente tanti altri luoghi oltre ai teatri. Io credo che i teatri oggi più che mai abbiano una funzione decisiva, non importante, decisiva. Quello che vedo accadere spesso all'interno dei teatri, in quei luoghi, mi dà la prova di tutto questo. I motivi per cui questo accade sono tanti e spesso sono riconducibili proprio, diciamo, allo specifico di quel luogo, cioè perché il teatro è un luogo unico e irripetibile. Perché succede qualcosa in presenza del corpo vivo delle persone, cioè ci sono i corpi, dopo, come dire, decenni annegamento all'interno della riproducibilità, quindi della riproducibilità delle immagini, tornare in dei luoghi dove ci sono i corpi vivi delle persone e dove a guardare bene il fenomeno teatro non sta soltanto in palcoscenico, in platea, ma sta, io dico, in quella linea di confine che unisce la platea al palcoscenico, cioè il teatro è un campo magnetico determinato dal corpo degli attori e dal corpo degli spettatori.
È un teatro che è un luogo unico e irripetibile, non perché, come si crede, l'attore non reciterà mai nello stesso modo una sera e la sera successiva, ma soprattutto perché il pubblico, perché i corpi degli spettatori sono diversi e i corpi degli spettatori decidono in maniera molto forte dell'andamento di uno spettacolo, soprattutto se lo spettacolo è concepito con una lettura nei confronti della platea. Quindi io credo che i teatri siano un luogo importantissimo. In questa cornice tu hai deciso di fare due spettacoli a partire da Pasolini e Renato, che sono, al di là dell'omaggio agli scrittori, del dottor Chiodo, sono anche un modo per raccontare un pezzo dell'anima del nostro paese. Per costruire una consapevolezza in qualche modo su quello che siamo, credo. Sì, questo è tutto parte di quello che dicevo all'inizio, cioè il teatro mi sembrava un luogo troppo importante per poter soltanto giocare da interpreti, senza nulla togliere alla meraviglia e all'incantamento di questo lavoro. Però il teatro non è un luogo che sta in una bolla chiusa. I teatri vivono in questo paese, vivono in questo clima, e quindi siccome io personalmente credo che insomma, quello che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere in questo paese sia uno dei periodi più terrificanti che mai siano stati vissuti da tanti punti di vista, non riuscivo a pensare in quel momento a un teatro che non partisse anche da questo. E quindi ho iniziato a pensare, ad esempio, come si poteva, attraverso gli strumenti del teatro, organizzare una sorta di grande racconto sulla trasformazione del nostro paese, per capire, come ho detto tante volte, cosa eravamo, cosa siamo diventati e cosa in fondo siamo sempre stati, insomma, per capire attraverso le parole il pensiero di due giganti della letteratura italiana del Novecento, forse i più grandi. Ecco, capire attraverso gli strumenti del teatro qualcosa di più, avere una specie di mappa di bordo, qualcosa che ci consentisse di navigare con un minimo di maggiore avvedutezza in questo mare veramente buio e tempestoso. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, Pasolini e Calda ci metti il corpo. Com'è dare corpo alle parole di Pasolini e com'è dare corpo alle parole di Calda in questo caso? Quindi cosa vuol dire? Significa intanto fare qualcosa di profondamente legato a quelle parole, cioè tanto le parole per due aspetti completamente diversi l'uno dall'altro, così come completamente diversi l'uno dall'altro sono Pasolini e Calda, le due autori più diversi forse non potrebbero essere da quasi tutti i punti di vista, però sono due autori che hanno nel corpo in maniera completamente diversa, ripeto, un elemento importante, cioè Pasolini ha ripetuto fino allo sfinimento che nulla di quanto ha prodotto dal punto di vista letterario, critico, teatrale, cinematografico sarebbe stato pensabile senza l'esperienza del suo corpo, cioè c'è la differenza che c'è tra me e i miei amici, che erano Calvino, Morale, eccetera, che voi non fate esperienza con il corpo, mentre io so che cosa significa farla, con tutte le eccezioni che questo comporta per Pasolini. Per Calda in una maniera completamente diversa, cioè Calda apparentemente produce un dominio della parola, quindi crea una lingua fantasmagorica che è il suo modo per me di restare al mondo. Calda decide, uscito dai campi di prigionia, di scatenare una lingua fantasmagorica come reazione a una ferita, cioè o la faccio finita, esattamente come hanno detto, oppure faccio il pazzo. Fare il pazzo per Calda significava diventare Calda, cioè inventare la lingua più incredibile che mai sia avuta nella storia del Novecento. Ma quella lingua ha bisogno di un corpo. Calda aveva un corpo imbarazzante che non sapeva dove mettere, un corpo enorme che lo occupava interamente, che lo infastidiva,
per cui ho pensato che dal punto di vista teatrale sarebbe stato sbagliato lasciare la parola sola in un luogo come il teatro, e che il corpo si dovesse ancora una volta investire di tutta la responsabilità del peso di quelle parole. Questo discorso sarebbe molto lungo, diciamo. Sì, va anche sottolineato che sono di fatto due spettacoli che partono dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, in qualche modo da due momenti chiave nella storia del nostro paese, e in questo senso sono due spettacoli, quelli che fai tu, molto politici, anche se non parlano di politica in senso banale, attualità. Sì, perché quello è diciamo, il punto di partenza, è esattamente quello, fare vedere come questi testi in qualche modo potevano essere in grado di parlarci ancora oggi, no? Io ho scelto una per una le parole di questi due autori perché da quelle parole mi sento interamente rappresentato. Se avessi voluto scriverle io le avrei scritte così, ma siccome ci sono cose innegabili, fortunatamente uno prende le loro parole e costruisce intorno a quelle qualcosa. Partendo da materiali non teatrali, però, questa era la cosa diciamo, che mi interessava. Che Pasolini ha scritto molto per il teatro, Gadda non ha scritto praticamente nulla. E la cosa che mi interessava era vedere come quelle parole che non erano state pensate per il teatro potessero in qualche modo far esplodere il loro potenziale teatrale, posto che per me insomma ne avevano molto. Sì, sono due spettacoli politici, premesso sempre che per me insomma non esiste il teatro politico, il cinema politico e l'arte politica, perché ogni spettacolo, ogni film è politico, perché instaura volontariamente o involontariamente un rapporto con la polis. Si tratta semplicemente di esserne cosciente. Anche il film di Lanzina è un film politico, loro probabilmente non lo sanno, ma lo è, perché produce degli effetti, quindi tutta l'arte è politica in questo senso. Però sono spettacoli civili. Sì, perché parlano del nostro paese, perché parlano di un popolo, perché ci aiutano a capire un po' meglio come siamo fatti, quanto brutti siamo diventati, quali sono, come dire, come dice Gadda, le paludi della storia in cui periodicamente ci ritroviamo ad affogare, quali sono, come dire, gli elementi quasi del DNA che sembrano appartenerci in maniera assoluta, di cui non ci riusciamo a disfare, perché questo paese, come dice Gadda, periodicamente decide di affidare i propri destini e le proprie esistenze agli uomini della provvidenza, cioè a degli egolatri, a dei tiranni egolatri affetti da delirio narcistico e da psicopatologie erotiche varie. Qual è la differenza tra il nuovo fascismo e il vecchio fascismo, e in questo le analisi di Pasolini credo che ancora oggi siano insuperate per precisione, no? Cioè, ancora oggi non ci sono definizioni migliori di quelle che ha dato Pasolini, dicendo drasticamente un tempo i nostri ragazzi indossavano quelle divise da pagliacci, però la sera se le levavano e sostanzialmente quando se le levavano ritornavano gli stessi di 50 o di 100 anni addietro. Quello che accade con il nuovo fascismo è che non ci sono più delle divise apparenti, ma ci sono delle divise nell'anima che non si levano più. Quindi fare i conti anche con quello che è accaduto mi sembrava che potesse essere abbastanza importante da condividere per capire quello che è successo, che non è successo così all'improvviso, ma come al solito è frutto di un processo lento di trasformazione. Grazie mille, Fabrizio Giffoni. Voglio dire solo un'ultima cosa, perché ci sono passato un po' velocemente, ma sul Teatro Valle ci sarebbero mille cose da dire, però
potrebbe dire qui oggi è che io credo che quella del Teatro Valle, in questo momento della fase costitutiva del Teatro Valle, cioè dell'idea della fondazione del Teatro Valle, bene comune, con questo statuto impostato da Rodolfo Mattei, su cui tanti hanno lavorato e stanno continuando a lavorare e a dare il loro apporto, è una grande scommessa di tutti noi. Non è la scommessa di un gruppo di lavoratrici e di lavoratori dello spettacolo. Se quel progetto fallisce, è un fallimento generale. E ci sarebbe bisogno, io credo, di un atto di generosità che vada al di là delle contrapposizioni, delle differenze, delle piccole cose sbagliate che ci piacciono, che non ci piacciono. Anche a me spesso ci sono state tante cose in quei mesi che ho vissuto quotidianamente che non avrei mai tollerato in nessun altro luogo, non avrei mai tollerato sentire certe cose, ma lì c'è in gioco una cosa talmente grande, c'è una sostanza sotto così importante che per una volta forse sarebbe meglio mettere da parte i nostri piccoli movimenti dell'anima, i nostri movimenti personali, e pensare che c'è in palio qualcosa di molto bello e di molto importante che potrebbe far bene a tutti.